Bentrovati, siamo alla tappa numero 235 del nostro viaggio nel Molise che va. Andiamo a Sant'Elena Sannita, o meglio, torniamo a Sant'Elena perché ci siamo già stati una prima volta in occasione dell'inaugurazione del Museo del Profumo, unico nel suo genere in Italia per peculiarità. Siamo tornati l'estate scorsa, quando è stato inaugurato l'orto botanico con la messa a dimora delle prime piantine e dei primi fiori dai quali poi produrre il profumo. In quell'occasione ci dissero che non a lungo sarebbe nato il primo profumo di Sant'Elena Sannita. Siamo ritornati, c'è stato il battesimo, è nato Voria, una giornata molto bella che vi facciamo rivivere. Ancora una volta Sant'Elena Sannita alla ribalta, il piccolo ma grazioso centro al confine tra le due province molisane che ha dato i natali ai tanti arrutini di ieri, oggi nonni o papà di affermati e ricercati profumieri di Roma e non solo, sta diventando a pieno titolo la capitale del profumo. La storia parte da lontano, dalla fine anni 40, al termine della Seconda Guerra Mondiale, che tante rovine e tante miserie aveva lasciato anche nel territorio molisano. La necessità aguzza l'ingegno, recita il detto. Fu proprio la miseria a spingere i primi santelenesi, armati di una bice sulla quale era stata montata una mola, a cercare fortuna a Roma. Erano gli arrutini. In pochi anni quelle biciclette si trasformarono in negozi di profumeria, prima piccolissimi, poi sempre più grandi. Oggi le più belle ed importanti profumerie della capitale sono delle famiglie di quei ragazzi e nelle vie principali dello shopping romano, sopra i marchi più prestigiosi della profumeria mondiale, campeggiano i tipici cognomi santelenesi. Ed a Sant'Elena, nella piazza del paese, si erge imponente la statua dell'arrutino e a pochi metri un bellissimo museo dedicato al profumo. L'ambizione però era quella di arrivare a coltivare in loco le piante e le erbe per produrre il profumo. Nasce così l'orto botanico e sia suo battesimo è presente Michele Tanno, agronomo di gran classe ed indomito promotore della salvaguardia delle piante autoctone e della strenua difesa di quel poco sopravvissuto alle barbarie delle nuove tecnologie in agricoltura e dalla invasione di vivai e vivaisti, molte volte privi di necessaria competenza, non sarà lontano il giorno in cui questo profumo diventerà veramente una realtà a Sant'Elena. Domenica 25 ottobre viene presentato Voira, la prima fragranza nata a Sant'Elena. Il nome non è casuale, come casuale non è il nome della società costituita ad hoc che si chiama Rota. Riviviamo quella giornata. Riccardo Muzio, presidente della Rota. C'è proprio da dire che sta rota gira allora. Speriamo che sia una cosa che giri nel modo giusto, più che altro. Noi, questa è una società che abbiamo creato sicuramente a scopo commerciale, però l'intento, diciamo, lo scopo principale è stato anche quello di creare, un aiuto per il paese di Sant'Elena. Quindi diciamo che noi, alla fine vorremmo in qualche maniera sostenere anche un pochino sia quello che riguarda il discorso del museo, che quello che riguarda anche un pochino proprio l'attività del paese. Quindi abbiamo creato questa società, per creare un profumo, innanzitutto per poterlo commercializzare, nei nostri negozi, perché alla fine noi siamo tutti, commercianti, quindi è una società di commercianti. Veniamo tutti quanti da qua, nel senso che i nostri genitori, i nostri nonni, sono quelli che hanno incominciato con la famosa rota ad arrotare i coltelli e a girare per tutta l'Italia. E quindi da questo, abbiamo deciso di provare ad aiutare un pochino, il paese. Questo è un po' lo scopo principale. Questo primo profumo? Questo primo profumo nasce dall'aiuto anche dell'orto botanico che qui abbiamo creato, dove ci sono delle essenze particolari che si trovano qua, e noi abbiamo cercato di ricreare, con queste essenze, il profumo che si sente quando si entra nel paese, quindi, che ci ricorda un pochino le nostre origini. La particolarità di questo profumo è proprio questo, che innanzitutto, nasce tutto da una storia vera. Vera perché, ecco, ripeto, noi siamo, i discendenti di quelli che erano i primi arrutini.
questo profumo è destinato a chi? Questo profumo è destinato per il momento a tutti quelli che hanno uno spirito, perché essendoci dietro beneficenza, quindi diciamo che è destinato a tutti quelli che vorranno aiutare un pochino anche il paese di Sant'Elena. Le sue origini, le origini della sua famiglia sono di Sant'Elena. A Roma cosa fate adesso? Abbiamo tutti quanti i partecipanti a questa società hanno negozi di profumeria. Quindi pensate di strutturarvi qui per la produzione di questi profumi? C'è anche questa idea, vediamo come inizia questa prima diciamo fragranza. La Voira, che è quella che d'inverno, il nome viene dal fatto che comunque c'è un vento particolare qui nel paese, che d'inverno fischia tra i vicoli, e ci siamo voluti ispirare un pochino a questo per creare questo primo profumo, che è un profumo molto intenso, molto forte, e ovviamente l'intento è quello, insomma. Il nome è Voria. Voira. Che è appunto, ripeto, il vento di Sant'Elena, il vento di questo paese. Provi a sognare, a far sognare chi ci ascolta, fra qualche anno. Fra qualche anno speriamo, diciamo che il primo sogno è il nostro, poi di conseguenza speriamo che sia anche quello di tutto il paese, quello di creare appunto una serie di prodotti che possono essere commercializzati anche in tutta Italia, e speriamo anche in tutto il mondo, quindi speriamo che abbia un grande successo. Signore, volevo chiedere una cosa, questo profumo si chiama Voira? Sì, esatto, Voira. Rappresenta proprio il vento di Sant'Elena quando è pieno inverno. Hai avuto modo di vederlo ancora, no? Io ho avuto modo di vederlo, ho avuto modo di sentirlo, ed è di qualità, una fragranza di qualità, una fragranza ricercata. E a me piace, speriamo il consenso del pubblico sia positivo. Tanti buoni motivi allora per dire ai fidanzati o alle persone come pensiero per la donna che amano. È la donna e l'uomo che amano, non dimentichiamo che è una fragranza che va bene per il pubblico sia femminile che maschile. Grazie. Per chi intende, per chi vuole un profumo su misura, come un abito, no? Questo è un profumo su misura. Angelo Petta, lei è consigliere della Rota, ho detto al presidente che sta Rota gira allora. Gira sicuramente. Sicuramente girerà, sì sì. La Rota diciamo che ha sempre girato, perché questo si riferisce a quello che era Sant'Elena, agli Arrotini, per cui ha sempre girato, cercheremo di farla girare ancora meglio. Dove volete arrivare? I progetti sicuramente sono molto ambiziosi, per cui speriamo di arrivare nell'immediato a livello nazionale e subito dopo anche oltre. Il segreto di questo primo profumo che si chiama? Voira. Il segreto? Il segreto di questo primo profumo è la costruzione del profumo e ciò che riguarda la storia intorno. Ma è nato qui o l'avete fatto a Roma? No, il profumo è nato con le essenze che sono qui. Nato tra noi come organizzazione a Roma, ma lavorato in un'altra parte dell'Italia. Ma quanti siete i santelenesi che vivono a Roma? I sant'elenesi che vivono a Roma oggi sono, credo all'incirca 1000, 1500, forse qualcosa di più, toccando tutto. E la sua famiglia come è arrivata a Roma? La mia famiglia è arrivata a Roma partendo da mio nonno, il quale era di Sant'Elena, e nell'intraprendenza del lavoro si è spostato a Roma, da lì poi è nato il fatto della bottega, della profumeria, e da lì poi è nato tutto. Ma lui pure è partito col carrettino da Rodina? Assolutamente sì, con la bicicletta lui è partito da qui in cerca di fortuna, tra virgolette, se così si può dire, e con i primi guadagni ha aperto una piccola bottega, laddove poi si è sviluppata la profumeria per quello che riguarda la mia famiglia e via dicendo. Da Roma come vedete il Molise? Da Roma come vediamo il Molise? Come terra? Come tutto, come economia, come funziona? Diciamo che cerchiamo di vedere la cosa positiva. Il Molise credo che sia una terra ancora poco esplorata, per cui speriamo bene. No, volevo un parere vostro su questo profumo Voira. Voira, sì, è una
è una fragranza direi speciale, direi unica, e sicuramente è una fragranza che si adatta perfettamente a un pubblico maschile, a un pubblico femminile. È una fragranza che ha voluto mettere insieme tutto quello che è poi proprio il progetto, quindi le radici, i ricordi e la nostra terra, le nostre origini. Quindi lei è di Sant'Elena? Io sono di Sant'Elena e io faccio parte anche della Rota, sono l'unica donna che è nella società. Quindi c'è anche l'orgoglio a questo punto? Assolutamente sì, è un orgoglio perché è un qualcosa che già dai nostri genitori si aveva in mente e quindi oggi noi siamo riusciti a fare un qualcosa, un progetto che c'era da tanto tempo in mente. Lei non vive a Sant'Elena? Io no, io vivo a Roma, però Sant'Elena veniamo molto spesso qui, sì, sicuramente. Immagino che quando si consigliano i profumi, adesso si fa con una maggiore enfasi perché è proprio vostro. Assolutamente sì, è qualcosa di nostro, è qualcosa che viene dal cuore, quindi è sicuramente importante, sì. Lei è un ingranaggio della Rota, quindi è una semplice socia. Come si chiama? Io mi chiamo Elena Pette. Presidente, TLT Molise trasmette settimanalmente un programma, il Molise che va. L'appuntamento di questa mattina proprio è a tema. Ma spero il Molise che va e che soprattutto vada un po' più veloce rispetto al passato. Oggi in un comune con meno di 300 anime presentiamo, grazie all'impegno di tanti oriundi, originari di Sant'Elena che hanno fatto fortuna fuori da Sant'Elena e che hanno inteso cofinanziare un'iniziativa di questo tipo. Il museo come racconto di una storia, ma soprattutto un nuovo profumo per il rilancio e perché no per un'opportunità di business proprio a Sant'Elena. Anche il nome è strettamente legato al territorio. Ma il nome me lo dice perché io anche... Voira, Vendo. Ah, ecco, io questo non lo sapevo, anche perché avevo detto vorrei saperlo dopo la presentazione. Vento che sia però il vento del successo e non certo una tramontana. Quindi Voira con l'auspicio e l'augurio che porti bene a Sant'Elena e al Molise. Presidente, a proposito di vento, che vento spira a Campobasso? Ma... penso che dopo questa prima parte del mandato della legislatura, fatto di sacrifici e di rigore, finalmente vediamo con ottimismo i prossimi mesi, i prossimi anni. Abbiamo le risorse della programmazione comunitaria, abbiamo gli strumenti di flessibilità legati al riconoscimento dell'area di crisi complessa e abbiamo una conoscenza puntuale del territorio che con un rapporto serrato con il partenariato, sono convinto, ci darà la possibilità di mettere in campo le misure migliori per dare rilancio soprattutto all'occupazione. Questa Voira che dite? Di? Questa Voira, questo profumo che si chiama Voira. Meraviglioso. L'ha conosciuto? Sì, l'ho sentito già diverso appena arrivato. Adesso proprio stavo commentando che i profumi dicono che si registrano nella zona più arcaica del cervello ed è questo l'appuntamento più bello che poteva essere dato a noi molisani. Voi siete di Sant'Elena? No, siamo molisani e siamo orgogliosi di essere molisani e questa iniziativa è veramente molto molto bella, interessante, complimenti. C'è da valorizzare, molto e da far capire e vedere di più ai ragazzi delle scuole. C'è da dire che ai nostri paesi forse vogliono più bene quelle persone che dal paese sono andate fuori, né in qualche caso quelli che nel paese sono rimasti. Questo fa parte della storia, nessuno è profeta in patria purtroppo. Ed è vero, però poi quando si sta lontani si riscopre il valore di quello che si è perduto e anche dei profumi perduti, perché questo è l'essenza di questa giornata e quindi è un merito veramente speciale a questi, ai fondatori, agli iniziatori e tutti quelli che hanno creduto in questa iniziativa. Questo è solo il primo, speriamo che ne faranno tanti altri. No, noi ce l'auguriamo, parteciperemo se ci saranno altri, come no. Siamo a Sant'Elena Sannita, noi di TLT Molise trasmettiamo un programma settimanale, il Molise che va, e mai come in questa occasione veramente presentiamo un'iniziativa che dimostra come nel Molise le cose possono andare bene.
Ma guardi, 17 agosto, se non ricordo male, 17 agosto del 2014 ci siamo visti in questa stessa location qui dove la fondazione ha tracciato un percorso insieme all'amministrazione per lanciare questo museo del profumo. Noi abbiamo sposato appieno come Presidenza del Consiglio regionale questa particolarità insieme a tante altre che ci sono nel nostro intero territorio regionale, proprio per portare avanti un percorso che molto spesso non è conosciuto ai più. Noi abbiamo, attraverso il progetto Molisan nel mondo, abbiamo chiamato in causa anche la Fondazione, il Comune di Sant'Elena a partecipare in questo progetto, e lo abbiamo lanciato in tutte le zone, a iniziare dall'Argentina, dal Brasile dove siamo stati, a Bruxelles, in Canada, lo faremo in una degli ultimi, dei prossimi appuntamenti, credo, per chiudere il progetto, questo progetto che di raccordo, di nuova chiamata, di nuovo modello del coinvolgimento dei molisani nel mondo. Abbiamo scoperto tanti molisani in questo percorso, a iniziare dal sindaco di Markham, una città considerata tra le prime due che produce il più alto PIL del Canada, quindi è un sindaco di Pescolangiano, insomma. Questo è stato un grande orgoglio. Lì abbiamo annunciato che entro il mese di ottobre si sarebbe stata la prima presentazione di questa nuova essenza tutta molisana, prodotta con piante officinali coltivate nella nostra regione, dove la Fondazione del Profumo ha voluto partire con questa esperienza, ma questo porta in alto ancora una volta il nome del Molise. Credo che questo è l'obiettivo principale nostro. Anche il nome di questo profumo, Voira, si riferisce al vento che c'è, che ispira in questa zona? Beh, è chiaro, insomma, proprio in questa location credo che quel vento chiamato così in dialetto Voira sia proprio l'elemento di novità, ma che soprattutto identifica una zona particolare del Molise, dove non è solo il nome, ma è l'aria buona, è l'ambiente, è la tradizione, la cultura, la storia di questi posti magnifici che possiamo mettere a disposizione di tutto il mondo. Giuseppe Terriaga, sindaco, partiamo dalle ultime parole che lei ha detto, facendo un augurio: buon vento. Buon vento Voira è il nome del nostro primo profumo santelenese. Voira è ovviamente un nome dialettale, la Voira è il vento che soffia forte qui in tutti i paesi del Molise, diciamo, a Sant'Elena in particolare, perché è sotto due montagne, Almatese da un lato e la montagna di Colle dell'Orso dall'altro. E ho rubato questo termine ai marinai, però calzava a pennello per l'occasione, e quindi quale miglior augurio del buon vento Voira. Ha detto pure che questo profumo rappresenta il passato, il presente ed il futuro. Assolutamente sì, rappresenta il passato perché racconta, è un modo per raccontare la nostra storia, la storia dei santelinesi che hanno sostenuto molti sacrifici in passato, prima come arrotini, poi come profumieri. Rappresenta il presente perché lo studio che è dietro la creazione di questo profumo è stato uno studio mirato a caratterizzare lo stesso profumo con le essenze santelenesi, quindi cercare di raccontare tramite il profumo Sant'Elena, quindi il presente, e il futuro perché al contempo rappresenta un'opportunità e dà una speranza a tutta la comunità santelenese, non solo, ma un po' fa ad esempio a tutto il Molise, per cercare di dare una nuova spinta a questa economia che purtroppo sappiamo ultimamente in Molise, non solo in Molise, ma in Molise forse in modo particolare, non va molto bene, quindi è una speranza per il futuro. Affinché queste speranze diventino realtà, che cosa bisogna fare e chi deve fare di più?
Bisogna lavorare, lavorare tanto e soprattutto crederci. Questo è un progetto che include in sé tantissimi altri progetti, il progetto del profumo. È partito tantissimi anni fa e io devo fare onore a chi per primo ha creduto, e alcune persone, alcuni profumieri purtroppo oggi non ci sono più, e che hanno però creduto a questo progetto complessivo che riguardava per l'appunto e riguarda non solo la struttura museale, il Museo del Profumo che abbiamo inaugurato lo scorso anno, non solo il polo tecnologico con la messa a dimora delle piantine officinali per la sperimentazione che è basata sulla ricerca fatta dal professor Paura dell'Unimol e che abbiamo inaugurato quest'anno nel mese di agosto, non solo su questo profumo nuovo, il primo profumo santelenese che vuole raccontare Sant'Elena in tutto il mondo, ma su tanti altri progetti, come stavo dicendo, io devo fare onore a queste persone che per primo ci hanno creduto, e quindi bisogna impegnarsi, sì, lavorare tantissimo, ma soprattutto crederci, perché io credo, e lo credo internamente e sinceramente, il Molise ha un potenziale spaventoso. Noi abbiamo una storia bellissima che parte da lontano, e parlo del Molise, non solo di Sant'Elena. Ogni comunità molisana ha una propria storia da raccontare, ha dei valori dietro questa storia ed ha sicuramente qualcosa da proporre. Bisogna assolutamente impegnarsi, perché se ci impegniamo e ci crediamo, le cose sicuramente riescono. Intanto queste piantine messe a dimora durante l'estate sono soltanto una campionatura, però voi avete del terreno nella stessa località, e quindi è previsto che sia, diciamo, aumenti questo campo. Sì, assolutamente. La ricerca del professor Paura ha individuato 34 piante autoctone, ne ha individuate ovviamente molto di più, ma 34 autoctone che si possono utilizzare nell'ambito della profumeria e della cosmetica. In particolare in queste 34 ce ne sono 17 che non sono mai state utilizzate nell'ambito della profumeria e della cosmetica e che però possono essere utilizzate all'interno di questo settore. Per cui l'intento nostro è quello di partire con una sperimentazione e cercare di allargarla non solo nell'ambito pubblico, abbiamo già ovviamente dei terreni comunali preposti sia anche vicino al museo sia in zone un po' più marginali, ma abbiamo già individuato dei terreni dove andare a coltivare e per cercare di individuare magari, chi lo sa, una essenza, e noi ci crediamo, particolare, autoctona del territorio santelenese, non solo, e dare stimolo così anche a quell'agricoltura che un po' negli ultimi anni qui in Molise si è andata via via perdendo, e quindi cercare di coinvolgere anche i privati in questo progetto futuro. Sindaco, proviamo a sognare fra 4-5 anni. Fra 4-5 anni non voglio senza dubbio credere in questo caso che riusciamo a realizzare tutto quello che ci siamo proposti di realizzare, però diciamo stiamo veramente camminando, anzi devo essere sincero, e di questo ne ringrazio tantissimo Massimino De Tollis, il presidente della Fondazione del Cammino del Profumo, oltre che ovviamente i soci della Rota, ma soprattutto dicevo il dottor Massimino De Tollis, perché lui ci crede più di tutti noi e si impegna quotidianamente insieme a me nel cercare di realizzare questi progetti. Ci stiamo credendo, stiamo lavorando già su nuovi progetti, come è il progetto del PSR, il nuovo PSR per noi importantissimo, perché come le dicevo poco fa parlavamo dell'innesto e della messa a dimora di ulteriori piantine, PSR che noi sappiamo sono aperti al pubblico e al privato, e quindi stiamo lavorando proprio su questo per cercare di ottenere dei soldini utili e mi auguro prima dei prossimi 5 anni di riuscire a prendere, ad ottenere questi soldini e a dare stimolo un po' a tutta quanta la comunità santelenese e non solo, anche ai paesi limitrofi. Paola Fadelli, lei in qualche modo è il papà di questa Voira. Il papà forse no, diciamo lo zio, nel senso che il papà è la società La Rota, la quale ha voluto strenuamente che questo progetto venisse alla luce. A me è stato affidato il compito di coordinare il progetto e di realizzarlo. Io ho una società che si occupa di questo
che appunto si chiama J Parfum Project, e noi facciamo, realizziamo progetti. Devo dire che non realizziamo progetti per tutti, perché è una piccola struttura che lavora su progetti di grande qualità. E quindi scegliamo solo quelle cose che ci emozionano, convinti come siamo che solo dall'emozione possa scaturire qualcosa di straordinario. Certo, l'ordinario è facile, una scatola, una bottiglia e un'essenza da metterci dentro la si trova sempre, ma oggi è stato presentato un qualcosa che è fra le eccellenze della profumeria artistica italiana. Il profumo che abbiamo presentato è curato in ogni dettaglio, le essenze che sono state utilizzate sono di primissima qualità e i profumieri e i consumatori ai quali il profumo si rivolge sono consumatori e profumatori di altissimo livello, persone attente che hanno ormai abbandonato la profumeria tradizionale, stanchi di essere pressati dalle attrici, ma che vogliono riscoprire con il proprio naso una essenza intima, vogliono riappropriarsi della propria libertà di scelta. Ecco, questo direi. Voira, che è il primo profumo di Profumi di Sant'Elena, racconta questa terra e lo racconta in maniera straordinaria, perché sentire alla fine di una piramide olfattiva fatta di timo, di ginestra, di... e sentire alla fine un profumo metallico che è quello della rota dell'Arrotino è veramente una magia. Anche il tappo della confezione è caratteristico. Sì, i dettagli sono particolari, nei dettagli si colgono cose che forse magari non si riesce neanche a razionalizzare. Il tappo è fatto con il materiale della mola. Ed è stata una sfida, perché chi fa mole è abituato a far mole, non far tappi. Le sezioni sono sottilissime, nella lavorazione accade spessissimo che questo materiale si rompa e si frantumi, perché non è un materiale compatto e coeso. Però così lo volevamo e così è fatto con il materiale della mola, e quando tu lo tocchi ti sembra di toccare la mola della Rotina. Senta, lei è marchigiano, ha avuto delle parole molto belle per il Molise. Sì, trovo che la gente molisana sia gente vera, sia gente autentica, sia gente che mantiene le parole, caratteristiche tipiche della gente di montagna. I molisani non sono gente di mare, non sono marinai. Dei molisani, questa è la mia esperienza, ti puoi fidare. Presidente Massimino De Tollis, si sono dette tante cose di lei, le hanno fatto tanti complimenti, ma a me è rimasto impresso quello che lei ha la testa dura. È vero, questa caratteristica della testa dura, del voler a tutti i costi raggiungere un obiettivo è una mia nota del carattere. E ho fatto di questo anche nella vita professionale una caratteristica appunto della testardaggine. Io credo che questo risultato di oggi, l'aver presentato il profumo di Sant'Elena, ci premia, a me come presidente della fondazione, all'amministrazione comunale, a tutti i soci della fondazione, di un lavoro svolto negli anni e appunto con testardaggine portato avanti anche quando non ci credeva nessuno, anche quando si diceva che è un sogno, è un'utopia portare a Sant'Elena un museo del profumo, fare un profumo di Sant'Elena, fare la coltivazione delle piante officinale per fare un profumo, e invece tutte queste cose sono realtà. È una realtà che noi vogliamo trasmettere anche agli altri comuni, alla regione Molise, fare da esempio, perché le buone pratiche, come diceva il presidente Frattura, possono trovare appunto il successo e il risultato giusto. In questo caso è davanti agli occhi di tutti un risultato eccezionale. Aver portato a Sant'Elena un gruppo di profumieri eccezionali, i più bravi, quelli che hanno fatto e fanno la storia della profumeria moderna a Roma e nelle altre città italiane come profumerie di prestigio, e averli riuniti
ed essere orgogliosi oltretutto di, che sono santelenesi o di origine o addirittura di nascita, ci porta a dire che questa è una storia di successo, ci porta a dire che gli altri comuni del Molise possono seguire questo esempio, di modo che il Molise appunto tragga da questo esempio la forza e il coraggio di investire in quelle realtà dove poi ci sarà il ritorno economico sotto forma di turismo, sotto forma di posti di lavoro, sotto forma di rilancio del territorio. Si è detto che questo profumo rappresenta per voi il passato, il presente, ma anche il futuro. È vero, il profumo è il profumo di Sant'Elena perché racconta la storia di Sant'Elena, di questa comunità emigrata ormai da oltre 100 anni a cavallo delle prime due guerre mondiali, ma anche prima, di poveri arrotini partiti per cercarsi di guadagnarsi la vita, di cercare di avere una dignità, di cercare un mondo migliore. E ci sono riusciti, hanno avuto stenti, però hanno avuto poi il successo. E quindi si tratta di, con questo profumo di raccontare la storia, di raccontare una storia di sacrifici, come dicevano tanti, io dico di raccontare una tragedia che non è solo di Sant'Elena, ma è dell'intero Molise. L'intero Molise ha vissuto l'emigrazione e ha visto spopolarsi i suoi comuni. E l'intero Molise, io spero che trovi, come nel Sant'Elena, la capacità anche negli altri paesi di far ritornare questi nostri emigrati alle loro origini, come hanno avuto la sensibilità gli arrotini e i profumieri santelenesi di tornare qui alla propria origine, alla propria terra e di investire nella propria terra e quindi legarsi e far da esempio agli altri cittadini molisani che possono fare lo stesso, possono avere lo stesso risultato. Le prossime tappe? Le prossime tappe sono quelle che noi stiamo dicendo e che siamo sicuri ormai, visto l'entusiasmo che si è creato intorno a questo progetto, di realizzare un profumo. In questo caso abbiamo realizzato il profumo di Sant'Elena raccontando la storia, quindi una favola. Una tragedia che si trasforma in favola, un sogno, un gruppo, di una comunità, la storia di una comunità che si trasforma in realtà sotto forma di profumo. Ma noi vogliamo che si faccia un profumo autoctono, un profumo proprio con le erbe e con le essenze prodotte qui nel nostro territorio, coltivate nel nostro territorio e fare un laboratorio qui a Sant'Elena Sannita. Presidente, ce ne fossero in Italia in senso generale, in Molise in particolare, teste dure come la sua? Penso che ce ne siano, però è giusto che ci siano persone che non badano tanto alle parole, che soprattutto ci tengono a perseguire un obiettivo portando i risultati concreti. Io devo dire che alcuni anni fa ho fatto un'avventura politica, mi sono presentato alle elezioni regionali quando facevo il sindaco e la massima scritta nel volantino era proprio questo: dalle parole ai fatti, cose concrete. Sono questo nella vita, sono questo anche nell'attività come presidente della fondazione, come attuale vice sindaco di Sant'Elena Sannita. Auguri, allora continui. Grazie, grazie. Signora, allora questa Voira? È un'ottima fragranza, è nata per un uomo ma non solo, anche per le donne di carattere. Giustamente, insomma, siamo le testimoni. Oggi è una bellissima giornata per Sant'Elena, per questo bellissimo evento e auguriamo che questo possa andare oltre oceano. È un consiglio anche per fare un regalo? Certo, certo. Perché la confezione è elegantissima. Poi c'è questa lama di coltello dell'etichetta che secondo me spicca proprio, e il tappo ovviamente, insomma, come ci spiegavano gli esperti che potete anche intervistare, insomma, perché sicuramente vi danno una lettura affascinante del profumo.
Quali sono le peculiarità così al primo odore? Allora, il volo del profumo, quindi quello che arriva immediatamente per 15 secondi, è il timo e la salvia, sono il timo e la salvia. Poi per circa un'ora c'è il cuore del profumo che non si ferma sulla pelle ovviamente, sono le piante tipiche del luogo, quindi la ginestra, le foglie di fico e poi chiaramente c'è quello che si fermerà sulla pelle, che quindi è proprio l'essenza del bosco e quindi il legno di quercia, muschio vegetale che è proprio una caratteristica dei boschi e per ricordare il TAP, quindi la mola dell'arrotino, c'è l'ossido di zinco. Questo sono, diciamo, quello che si fermerà poi sulla pelle. Signora, è contenta di queste spiegazioni che sta avendo? Sì, sì, le spiegazioni sono esaustive, siamo interessati al prodotto. Quindi è un profumo che va bene alle donne ma anche agli uomini? No, è il contrario, questo è per uomini, ha detto la signora. No, questo è un profumo che va bene per uomini e per donne, essenzialmente è un profumo di carattere, quindi comunque a seconda del ruolo anche che si vuole svolgere, diciamo sarà utilizzato magari da una donna, ecco, in carriera o durante una riunione importante lavorativa, proprio perché è un profumo di carattere forte. Lei l'ha provato? Sì, io sono stata tra le prime, visto che mi occupo insieme dietro le quinte del museo, a sentire il profumo. È un profumo che ha una altissima percentuale di oli eterici e oggi in commercio è difficile trovare una percentuale così alta, ci sono le scalette di ulizione che vanno dall'eau fraîche, l'eau de parfum, l'eau de toilette e questo è un parfum, quindi è un profumo che avrà una buona uscita perché diciamo che è un profumo di nicchia che ha un prezzo non proprio abbordabilissimo, però sicuramente ha una duratura maggiore delle altre essenze, legato ovviamente a Sant'Elena, quindi sono profumieri da tanti anni e sanno quello che fanno e quindi sicuramente sarà un profumo che farà successo. Adesso dico una cosa scherzosa, ma una donna con questo profumo, un uovo dove vuole scappare? Deve cadere per forza? Ovviamente, però da come ho riscontrato oggi anche le donne hanno apprezzato e si sa già negli anni ci sono molte donne che amano il profumo maschile, quindi anche se è un po' più amaro si può utilizzare anche come profumo unisex. E se lo usa un uomo? Se lo usa un uomo sicuramente avrà la fila. È vero? Sì, probabilmente sì. D'accordo con lei? Sì, sì, senz'altro. Va benissimo. Mica fa una finta. E loro lo devono fare, come fai? Infatti da... Se gira il braccio si sente meglio. Conosciamo gli ingranaggi di tutta questa ruota, roda è il vostro nome, lei è? Angelo Pette. Valentino Di Liello. Raffaele Pette. Roberto Muzio. Michele Ruberto. Alessandro Muzio. Raffaele Ruberto. Riccardo Muzio. Alessandro Prezioso. Luciano Durante. Presidente, ma siete tutti uomini? No, nella nostra società c'è la presenza anche di una bella fanciulla. Ah, è lei, il suo nome? Elena Pette. Come si trova in mezzo a tutti questi giovanotti? Molto bene, molto bene. Il segreto di questa rota qual è? Il segreto di questa rota è che ci sono tanti uomini che hanno lo stesso obiettivo insieme a me che sono l'unica donna. Voi vivete tutti fuori Sant'Elena? Sì. Adesso le faccio una domanda, tante le altre non ci sentono a noi, ma a Sant'Elena vogliono più bene le persone che sono andate via da Sant'Elena o quelle che ci sono sempre qua? Tutti, indistintamente, il cuore di Sant'Elena è ovunque, sia qui che al di fuori. Brava Elena! E vai! Siamo in chiusura, che dire, a noi ogni volta colpisce l'attaccamento dei tanti santelenesi che vivono a Roma alle loro radici, l'amore che hanno per questa terra e l'orgoglio di essere di Sant'Elena. Siamo sicuri che Voria avrà presto fratelli e sorelle. Grazie ad Aldo Porfirio per le riprese, il montaggio e la regia. Ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana.